1,4% della produzione nazionale, nel 2018 43.000 vetture prodotte pari al 6,4% della produzione nazionale. La Martor, come tutti noi sappiamo, è un'azienda che opera nel settore automotive da circa 40 anni, 42 per l'esattezza, che produce componenti per la conduzione di sostanze liquide e gassose. Si inserisce in questo contesto in estrema difficoltà che sta vivendo la filiera dell'automotive, ma anche per decisioni industriali che vedremo in seguito. Il giorno 18 dicembre, dopo altri precedenti incontri interlocutori presso l'Unione Industriale di Torino, Martor comunicava di aver depositato presso il Tribunale di Ivrea la richiesta di concordato preventivo in contiguità e in un secondo momento richiederà di poter accedere alla cassa integrazione per cessata attività. Tutto questo per noi è del tutto inaccettabile, questo lo aggiungo io. Sempre che quest'ultima venga finanziata dal governo, perché come tutti noi ben sappiamo è un ammortizzatore sociale in deroga alle leggi dello Stato. Non sappiamo se per il 2020 ci saranno i soldi per finanziare questo tipo di ammortizzatore sociale, altrimenti i lavoratori della Martor accederanno